Merano, provincia di Bolzano. Da venerdì scorso trema, perché proprio qui, tra le montagne dell'Alto Adige, si nascondeva una pericolosissima cellula terrorista islamica che progettava attentati all'estero. In tutto finiscono in manette con l'accusa di terrorismo internazionale 16 curdi iracheni e un kosovaro, che risultano legati al Mallakre Kar, un esule curdo già finito in carcere e controllato da anni dai servizi segreti internazionali. Tra gli jihadisti coinvolti nell'operazione, 4 vivevano proprio qui a Merano, 2 a Bolzano e 1 a Collalbo, un paese limitrofo al capoluogo che era già stato interessato da un fatto del genere. Infatti ad agosto era stata espulsa una donna romena di 36 anni, considerata simpatizzante della jihad. Le indagini confermano che Merano era crocevia di aspiranti jihadisti. Il fulcro della cellula italiana, infatti, si trovava proprio qui, dove secondo gli investigatori il capo Abdul Nauruz aveva la sua base operativa, con ramificazioni in Norvegia, Finlandia e Gran Bretagna. Abdul Nauruz alloggiava all'ultimo piano di questa palazzina, in quella mansarda centrale lassù, dove reclutava e addestrava aspiranti jihadisti. Questo è il posto ideale per nascondersi perché ci sono moltissimi appartamenti per le vacanze. Qua c'è un piano, per esempio, che è completamente vuoto. E anche il piano sopra, che è quello della famosa mansarda, è abitato soltanto da una signora. E la mansarda è proprio questa qua. C'è ancora il nome. Nell'appartamento di Nauro sono stati sequestrati dei computer, lui parlava solo con pochi inquilini selezionati, alcuni diceva di essere un meccanico, alcuni diceva di essere un disoccupato, ad altri diceva di essere uno studente. Posso dire che c'era sempre un sacco di gente che andava e veniva, ma non lo conoscevo bene. Lo vedevo sulle scale, ci salutava, ma sa, lui non parla tedesco, io non parlo italiano, quindi... Non me lo immaginavo mai che fosse così. Tutto il giorno dormiva, sentiva musica, insomma è già notte... Partiva. Noi abbiamo il televisore qui e lui che non fa niente tutto il giorno arriva con un affare così. E io ho detto, ma chi è che ti paga l'appartamento? Comune, mi ha detto, 500 euro al mese. Mentre lo Stato italiano pagava l'affitto di questo covo di jihadisti perché Nauruz aveva ottenuto uno stato di protezione sussidiaria, i rossi intercettavano conversazioni come questa. È buono morire per Allah. Quando verrò ammazzato i miei figli saranno fieri. Non avrò pace finché non ucciderò qualche ebreo. Ma la cellula di Merano non si esauriva lì, perché aveva un'organizzazione invisibile che toccava la periferia fino a insinuarsi nelle vie del centro storico della città. Merano è perfetto per rimanere mimetizzati, loro non facevano vita di città, molto difficile che girassero con i vestiti islamici, ma erano perfettamente in linea, secondo un modus operandi del terrorismo, di non essere mai in vista. Siamo a 2 passi dalle terme di Merano e al primo piano di questa palazzina abitava fino a pochi giorni fa Eldin Ozda, un ragazzo kosovaro di 27 anni che era già stato in Siria per combattere con il califfato e che poi è rientrato in Italia. Anche lui è stato arrestato, ma nessuno qui sembra sapere niente. No, ho visto la polizia, nient'altro. Ma com'era questo ragazzo? Io non conosco nessuno. L'ho visto solo qua, alle scale che va su e giù. Non conosco e... gentaglia per me sono. Ma la via Mainarda è stracolma di questa gente. Io non ho visto tutto, no? Non so. Tutti non sapete niente, non è possibile. Qui ognuno fa il suo. Ognuno fa il suo gruppo. Sì, non conosco nessuno. Mi dispiace. Il caso di Merano non è isolato e nel nostro paese sono molte le piccole città di provincia attenzionate dai servizi segreti. In particolare l'intelligence ha individuato focolai in Lombardia, a Renate, un piccolo comune nella provincia di Monza e Brianza, a Lecco, Cremona e Bergamo. Anche la Toscana è una delle regioni più a rischio. Sorvegliato speciale è il centro islamico Restelica di Monteroni d'Arbia, comune di 8.000 abitanti in provincia di Siena. Veneto e Friuli Venezia Giulia sono invece al centro della cosiddetta spirale balcanica. In particolare l'intelligence monitora il centro islamico di Pordenone e quelli di San Donà di Piave Schio, entrambi in provincia di Venezia. Nella capitale potrebbero invece annidarsi cellule provenienti dal Nord Africa. Sotto la lente dei servizi segreti c'è la comunità islamica del quartiere di Centocelle. E anche la Puglia, con il centro islamico Ennur di Andria, in provincia di Bari, è una regione sorvegliata speciale. Ma torniamo al nord, a Inzago, in provincia di Milano. Anche qui il focolaio jihadista ha trovato terreno fertile. Lo Stato islamico è uno Stato perfetto. Noi qui non facciamo nulla che va contro i diritti umani, ad esempio. Cose che invece fanno coloro che non seguono la legge di Allah.
Le parole che sentite sono quelle di Maria Giulia Fatima Sergio in un'intervista esclusiva rilasciata via Skype a Marta Serafini del Corriere della Sera. Noi quando decapitiamo qualcuno, quando facciamo un'azione del genere, la facciamo agendo in base alla Sharia, ok? La legge di Allah subhanahu wa ta'ala è la legge perfetta, è la legge giusta. Ad esempio, se un ladro ruba, comanda questo, al ladro venga tagliata la mano. Per quale motivo? Perché questo sia un esempio per tutti, ok? Nello Stato islamico non c'è ingiustizia, perché la giustizia è soltanto la giustizia della Sharia. Anche lei viveva in un paese, anche lei si era convertita al fondamentalismo islamico ed è partita per la Siria, dove è ancora latitante. La sua famiglia è stata arrestata insieme ad altre 9 persone. Stiamo andando a Gotolembo, un paesino di circa 5.200 abitanti. Qui abita un presunto terrorista, un ragazzo iracheno, che è stato perquisito ed è indagato dai carabinieri del ROS con l'accusa di terrorismo internazionale. I carabinieri mi hanno detto che c'era questa indagine in corso per terrorismo internazionale. La cosa mi ha turbato moltissimo. Lui è Ettore, il datore di lavoro della persona che è stata indagata a piede libero e che ancora lavora come mandriano nella sua azienda in provincia di Brescia. Non ho mai notato nulla che mi potesse far pensare a un discorso di estremismo, di fanatismo. Un tipo abbastanza taciturno, isolato, in generale una persona schiva. Secondo lei come è venuto a contatto con queste persone? Secondo me quasi esclusivamente attraverso gli strumenti informatici. Come si è spiegato questa possibilità, che lui fosse un terrorista eventualmente? Non me la spiego tuttora. L'iracheno è solo indagato, ma nel caso in cui l'accusa di terrorismo venisse confermata, saremmo di nuovo di fronte al caso di un aspirante jihadista cresciuto in un piccolo paese italiano. Non è la prima volta che la provincia bresciana è interessata da fenomeni del genere. Quest'estate a Manerbio, a una ventina di chilometri da qua, sono stati arrestati due uomini, un tunisino e un pakistano, che avevano diffuso delle immagini inneggianti alla jihad sullo sfondo di luoghi simbolo di Roma e Milano. Questa gente sono come i serpenti, si nascondono in mezzo all'erba, aspettano la preda e poi tac. Non sai chi è e chi non è che fa certe cose, come fai a saperlo? Non puoi tenere a bada tutti. Abitano qui in questi paesini piccoli, diciamo, ma dopo a colpire vanno da un'altra parte. Domani mattina gli danno un input e diventano quello che non avresti mai pensato che fossero. Adesso ce li aspettiamo per il giubileo.